Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Ed ora veniamo alle ansie, le paure, i timori, il clima, il sapore di un derby, la storia di una giornata che troppe volte si interseca con la paura di violenze, di momenti di tensione, di attimi di paura. Una giornata che probabilmente in altri tempi avrebbe potuto essere soltanto una giornata di gran festa, che invece è stata vissuta con un po' di tensione. Suoni, rumori, dichiarazioni, odori addirittura, se fosse possibile, sono stati raccolti da Franco De Felice, Giancarlo Ridolfi e Sandro Dorazio. Una specie di tutto quello che avreste voluto vedere del derby e che non avete osato vedere. Vediamo. Ti fa la borsa. Vai. Chi vince questo derby? Come chi vince? L'Ancona, per forza. Ma l'Ascoli è forte però in casa, eh? L'Ascoli no, non è al pari dell'Ancona. No, antiteppismo no, non vogliamo, siamo di giù con la... Con voi pacificamente, non vogliamo creare tafferugli in campo e fuori. Speriamo che vinca l'Ancona, sicuramente vincerà. Che cosa hai nella borsa? Niente, panini per il viaggio. Solo panini? Beh, chiaro, sì. Altre cose tanto non ce le fanno passare, quindi... Ma perché tu porteresti altre cose? No, no. Ecco qua quello che c'ho. È su derby Ascoli ancora. Noi facciamo un altro derby. È più importante il nostro. Giordano, un appello per i tifosi, oggi è un derby importante. Sì, speriamo che vinca lo Sport sugli spalti, perché noi in campo cercheremo di fare tutte e due il nostro dovere e speriamo anche loro. Gadda, un appello per i tifosi, un derby importantissimo. Sì, l'importante è che non succedano incidenti, soprattutto alla fine della partita, che sia solo una partita di calcio, noi possiamo fare solo questo. Ma no, io vorrei invitare tutti alla calma, perché è vero che è importante, ma è una partita di calcio dove deve trionfare lo Sport. Sono le solite frasi che si devono dire, però mi sembrano anche le più giuste. È un derby sicuramente molto importante, comunque spero che sia una bella giornata di Sport. Lei è un anconetano, ma presidente di un club ascolano. Sì, io sono presidente dell'Ascoli Club Santa Maria Nova, tutte le domeniche vengo in Serie A, in Serie B, sempre. E oggi siamo qui, speriamo che non succeda niente. Oggi si poteva fare anche un gemellaggio. Facendo il gemellaggio un po' di calma c'era. Comunque sembra che tutto vada per il meglio, che sia tutto calmo. Mi ha detto qui il commissario che anche da Porto d'Ascoli a qua è andato tutto tranquillo. E speriamo che la partita finisca bene e che vinca il migliore. Stava per segnare l'Ancona.
Non so se ora, è ormai 5 minuti che giochiamo, ora che segna. Tanto cosa. Non so, cosa si pretende sto pubblico che vince l'Ascoli, vinceremo sicuramente noi. Ma non senti freddo? È un caldo di Dio. Come vanno gli affari? Male, male. Oggi tanto bene o male? Male, male, perché il tempo è cattivo. Ma della partita anche con Ascoli le interessa un po' oppure? Beh, così così. Ma lei è tifoso dell'Ascoli oppure del calcio proprio? Dell'Inter. Dall'alto cosa si vede? Un po' di partita, non molto bene. Purtroppo stiamo stretti qui in curva. Ma l'Ascoli come sta giocando? Il primo tempo ha giocato abbastanza bene. Adesso forse sta un po' rallentando il ritmo. Poi vediamo un po' la partita come si mette. C'è stata un'ottima occasione adesso per l'Ancona. Fortunatamente è riuscito. Rigore. Rigore per l'Ascoli. Per Casagrande, Casagrande, calcio di rigore, finisce a terra Casagrande, caricato da Cucchi, e calcio di rigore al 8° minuto della ripresa. È stato eccellente lo spunto di Marcato, avremo modo di rivedere, ecco Marcato che dà a Casagrande e vedete che Ermini alle spalle aggancia il piede di Casagrande, calcio di rigore. Non c'è stata neppure protesta da parte dei giocatori biancorossi, va alla battuta lo stesso Casagrande. Per l'Ascoli una grossa occasione per passare in vantaggio, tutto pronto per la battuta, Nista contro Casagrande. Ed è gol, l'Ascoli in vantaggio con Casagrande al 9° minuto, è l'11° gol di Casagrande che torna solo in vetta alla classifica cannonieri. Perché? Perché Baiano, che lo affiancava fino a poco fa nella classifica, oggi non gioca nel Foggia perché deve scontare una giornata di squalifica. Al 9° minuto dunque Casagrande sul rigore, quindi una traiettoria difficilissima sulla quale il portiere intanto Tovalieri, e il pareggio di Tovalieri in contropiede. La difesa dell'Ascoli si è fatta sorprendere nettamente al 32° minuto e ha segnato Tovalieri scattato in contropiede. Ora vedremo se la sua posizione era regolare, forse ci abbiamo modo di rivedere.